Allora, grazie a tutti, buongiorno. Facciamo oggi questo punto di informazione. Cerchiamo di riassumere un po' le tante cose che accadono e di rispondere anche alle vostre legittime curiosità. Inizio facendo un appello doveroso tramite gli organi di informazione a tutti i cittadini a restare a casa. Più passano i giorni, più si comprende la serietà e la gravità della situazione. Se qualcuno fino a un po' di giorni fa poteva ancora pensare di prendere con leggerezza o di considerare una esagerazione le misure che l'Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute, tutte le autorità sanitarie, mediche, scientifiche, quindi appresso a loro Protezione Civile, Governo Nazionale, i governi territoriali a cascata hanno progressivamente imposto ai cittadini, i dati e i numeri e quello che sta accadendo, nonostante siano ormai giorni che stiamo bloccando l'Italia e tenendo le persone a casa, ma i numeri dimostrano che in Italia e anche in Abruzzo la curva dei contagi cresce ancora e crescerà ancora nei prossimi giorni. Non lo voglio dire col tono dell'uccello del malaugurio, però è bene che la gente sappia la verità e che si attrezzi di conseguenza e che prenda con molta serietà le misure che sono state imposte, che sono quelle di restare a casa, uscire solo per ragioni essenziali, solo se spinti da necessità e urgenza, sempre adottando le dovute precauzioni, a cominciare dal mantenimento della distanza, e se queste misure non verranno rispettate, non solo avremo conseguenze sanitarie perché si continueranno ad alimentare altri contagi occasionali, inevitabilmente le autorità, noi compresi, saranno costrette ad assumere ulteriori misure restrittive della libertà personale, dei movimenti, dell'economia, aggravando una situazione già difficile, perché insieme all'emergenza sanitaria ormai siamo anche in piena emergenza economica, occupazionale. Tutti siamo colpiti e pervasi dall'angoscia di quello che sarà il nostro futuro al termine di questa lunga di questo lungo fermo. E quindi, per trasmettere questo messaggio, oltre agli appelli verbali, la Regione Abruzzo con la Protezione Civile ha preparato anche una campagna che, con un gioco di parole, lavora su evita i comportamenti sbagliati e dannosi e è vita invece adottare i comportamenti virtuosi e i comportamenti consigliati. Sono diversi pannelli, questa campagna sta circolando al momento sui social con una notevole risposta, perché abbiamo avuto oltre 1.300.000 persone di copertura sui diversi social, 200.000 di queste hanno interagito, è un'indicazione molto importante, con un incremento del 48% in più di interazioni sul sito della Regione. Oggi il digitale, i social, i video stanno diventando una delle poche strumenti di connessione, di comunicazione, di rapporto, di relazioni sociali, quindi c'è già un incremento, ma appunto l'attenzione e l'incremento importante che stiamo vedendo di questa campagna dimostra quanto la gente sia attenta. Ora cercheremo anche di diffonderla sui media più tradizionali, però penso che sia dovere della Regione partire intanto da una forte campagna di comunicazione dell'urgenza e della necessità di mantenere i comportamenti corretti. I dettagli poi sui numeri li daranno l'assessore Verì e il professor Albani, che guida la struttura nella unità di crisi affidata
Questo è bene ricordarlo, noi abbiamo affidato con delibera di giunta regionale, costituito una unità di crisi, costituita presso la struttura per la gestione delle emergenze, della missione di emergenza presso la Protezione Civile, che è quindi guidata l'unità di crisi dall'ingegner Silvio Liberatore, e il responsabile dell'emergenza sanitaria di questa struttura di crisi è il professor Albani. Il professor Albani coordina tutte le attività sanitarie, sovrintende quindi al lavoro anche dei direttori generali sanitari e amministrativi delle singole aziende, perché qui non si ragiona più ad aziende. Già è sbagliato in tempo di pace, figuriamoci in tempo di guerra, si deve ragionare su un sistema regionale, anzi la regione fino ad oggi ha avuto anche l'onere e l'onore di dare risposta anche all'emergenza nazionale. Noi abbiamo raccolto, non so dire il numero preciso, ma più di qualche paziente proveniente dalla Lombardia flagellata da questa peste del secolo, che hanno trovato cura e ricovero presso i nostri ospedali, così come a Vasto abbiamo dovuto supplire alla temporanea chiusura dell'ospedale di Termoli, che il Presidente della Regione Molise mi ha garantito entro poco, in questi giorni, riusciranno a riaprire, e quindi questo tornerà, diciamo, a restituire Vasto alla sua attività territoriale. Però capite bene che fino ad oggi l'Abruzzo ha dovuto anche supplire a questa difficoltà. No, però non mi pare che stesse cadendo. No, non sentono qui, si stanno malamentando tutti, non sentono nulla. Basta avvicinarlo un po' così, mi avvicino io. Sono sei i pazienti trasferiti dalla Lombardia attraverso il sistema CROSS, che è quell'acronimo che indica, insomma, c'è una centrale per le emergenze sanitarie, oggi attivata a Pistoia, che stabilisce appunto, in caso di mancanza di posti, dove dirigersi. Stiamo combattendo con tutti i mezzi, anche a mani nude dove serve, questo lo diciamo senza paura di polemiche, di esposti o di denunce. In queste condizioni fare esposti e denunce, soprattutto per chi magari è abituato a farlo in maniera seriale, come dire, non trova terreno fertile. Vorrei però dire, e nel ringraziare profondamente personale medico, paramedico, sanitario in genere, tutti i lavoratori degli ospedali, oltre che degli altri servizi di pubblica utilità e delle altre aziende strategiche che costringono le persone a dover uscire, a dover lavorare e quindi a mettersi a rischio, ma in particolare quelli che sono in prima linea stanno dentro gli ospedali e, come dimostrano i dati epidemiologici, hanno una incidenza di contagio molto ovviamente più alta della media dei cittadini. Però, come sapete, i dispositivi di protezione individuale scarseggiano in tutto il mondo. Il mondo intero è stato colpito da questo e progressivamente si sta estendendo ad altri paesi, alcuni dei quali pure avevano sottovalutato quello che accadeva e guardavano l'Italia con un po' così di un misto di ironia e di incredulità, come se noi non fossimo stati capaci di affrontare il problema. E poi uno dopo l'altro ogni paese sta chiudendo voli, confini, abbiamo migliaia di connazionali fermi in giro per il mondo che non sanno, hanno pure difficoltà a rientrare. Abbiamo catene produttive di dispositivi, di macchinari, di attrezzature oggi necessarie, che non sono in grado di rispondere alla richiesta di domanda e che in molti casi vengono requisite. Noi stiamo facendo di tutto, rivolgendosi a qualunque mercato, non solo, non ci affidiamo soltanto alla Consip, alla Protezione Civile Nazionale, che sta facendo il massimo dello sforzo, oggi è la struttura implementata anche dal commissario Arcuri di Invitalia, dai quali attendiamo e riceviamo un po' alla volta materiale che abbiamo distribuito. Il professor Albani e l'assessore potranno, se avete questa curiosità, dirvi anche più nel dettaglio quali e quanti materiali abbiamo distribuito nelle nostre ASL tramite la struttura della Protezione Civile e a seguire delle ASL.
Però dobbiamo tutti renderci conto che ci sono delle difficoltà oggettive, sarebbe troppo facile fare polemica, anche per me, nei confronti di qualcuno che sta sopra di noi e che ha la responsabilità di fornire il materiale. Penso che ci si debba rendere conto della oggettiva difficoltà di reperire questo materiale. Ci stiamo attrezzando per reperirli anche attraverso appunto canali di mercato parallelo, privati, esponendoci anche al rischio di truffe, di profittatori, di speculatori, come accade sempre in tempo di guerra. Se nella Seconda Guerra Mondiale c'era la borsa nera per il pane, la pasta e l'olio e lo zucchero, oggi la borsa nera si fa su queste mascherine, sui ventilatori, sui monitor e sulle altre attrezzature che servono. Per questo abbiamo fatto di tutto, abbiamo requisito, anzi non c'è neanche stato bisogno, ringraziamo tutte le cliniche private, tutto il mondo della sanità privata che senza battere ciglio, a semplice richiesta, ha fornito tutti i propri ventilatori e tutte le attrezzature mediche che sono state richieste per poter fronteggiare questa prima ondata che abbiamo ricevuto. Stiamo reperendole sul mercato e attraverso contatti diretti che abbiamo con il nostro staff, delle persone che sono a noi vicine e che si sono messe a disposizione, tra un'ora all'ospedale di Pescara arriva da Roma due ventilatori con due monitor che potranno attrezzare altre due postazioni di terapia intensiva. Sembra poco, ma è oro colato in questo momento. Quasi miracoloso averli trovati e trovati in disponibilità così veloce, e speriamo attraverso lo stesso canale, l'azienda da cui abbiamo reperito si chiama Altea, speriamo attraverso lo stesso canale di riuscire ad averne altri nei prossimi giorni, in attesa che il governo possa, diciamo, trovare, incrementare la produzione nazionale e reperire sul mercato estero i quantitativi che noi abbiamo richiesto ma che ancora fatichiamo ad ottenere, anche perché quando arrivano pochi quantitativi potete capire bene che le priorità sono Bergamo, il resto della Lombardia, l'Emilia Romagna, il Veneto e così via. Le nostre vicine Marche hanno 5 volte i contagi e gli ospedalizzati dell'Abruzzo. Quindi è drammatico dirlo, ma dobbiamo renderci conto che quando andiamo e lo facciamo tutti i giorni, sia nelle riunioni di coordinamento tecnico e operative, sia in quelle di confronto politico, alle quali partecipo quasi sempre, tutte le volte che posso, insieme o alternandomi o insieme al vicepresidente, agli altri colleghi della Giunta che possono partecipare con me alle videoconferenze con il governo nazionale e con gli altri presidenti di regione. Naturalmente anche noi abbiamo descritto, anche ieri, la drammatica situazione che ci vede avere pochi giorni, se non poche ore, di respiro prima che finiscano i ventilatori e la possibilità di quindi assistere persone in terapia intensiva. Perché qui il problema non è né tanto di posti letto, che si recuperano, che si trovano, che si possono attrezzare, anche noi possiamo mettere in campo, misure di eccezionale emergenza, individuando capannoni, ex fiere, padiglioni, ospedali da riconvertire, insomma, caserme, insomma, di idee ne vengono tante, poi si possono fare anche gli ospedali da campo con i militari, con la protezione civile. Oggi non è che mancano i posti letto, quello che manca, non è facilissimo neanche trovare letti a onor del vero, ma quello che manca per davvero sono i ventilatori, i monitor e il personale. Abbiamo dovuto dire no a una richiesta del governo di inviare qualche medico in Lombardia, perché noi non siamo in condizione, una regione che ha vissuto anni di commissariamento e di piano di rientro, che ha bloccato il turnover delle assunzioni. Avevamo solo poche settimane fa potuto
diciamo, programmare e bandire le nuove concorsi per le assunzioni di personale, e dove avevamo le graduatorie aperte abbiamo già assunto, potrà dire meglio l'assessore, credo 60 più 60 tra medici ed infermieri. Adesso rivolgiamo anche un appello, io lo sto facendo, questa mattina è partita anche una lettera in virtù anche di una norma prevista nel decreto legge appena emanato dal governo che consente l'equiparazione dei titoli conseguiti all'estero. Rivolgiamo un appello alla nostra forte comunità abruzzese nel mondo, sia per mandarci medici che volessero lavorare in Italia, a cominciare da adesso, e sia per reperire appunto materiali e macchinari che oggi i governi nazionali tendono a confiscare, sequestrare, a tenersi dentro casa, e che magari per mercati paralleli e trattative private possiamo riuscire più facilmente ad avere. Insieme alle cliniche che ho ringraziato, voglio ringraziare anche le industrie, perché molti di questi dispositivi, a cominciare da quello che esibisce l'assessore Verì, sono stati in prima battuta donati da aziende che, lavorando nel settore metalmeccanico, chimico, farmaceutico, hanno donato le tute, che nei primissimi giorni non ce n'erano scorte sufficienti e c'era difficoltà di reperirle sul mercato, quindi in particolare le tute per il personale più esposto, ed altri macchinari e dispositivi. Faccio vedere questa scatola, perché qui sotto potrete poi fotografarlo, potete affacciarvi e vederlo. È arrivata appunto questa mattina un camion con 20.000 mascherine FP2, quindi non semplici mascherine chirurgiche. Sono qui sotto questa piazza, tra pochi minuti arrivano alla farmacia dell'ASL di Pescara, e attraverso la distribuzione prevista per tutte le ASL e per tutti i presidi sanitari verranno equamente distribuite. Quindi oggi, diciamo, sui DP possiamo dire questo. Ultima cosa che posso dire sui DP, grazie, dobbiamo ringraziare anche la capacità organizzativa dell'ARIC, che aveva fatto per tempo una importante gara di acquisizione di fornitura di materiali, tra questi i guanti. Quindi sui guanti possiamo dire, sembra piccola cosa, ma possiamo dire che in questo momento in cui i prezzi si moltiplicano per 10, noi abbiamo garantito l'acquisizione e la fornitura dei guanti con un risparmio notevole rispetto alle precedenti modalità di acquisizione, diciamo, parcellizzata, e quindi abbiamo la fornitura dei guanti per il personale sanitario non solo adeguata nel numero, ma persino con il costo, diciamo, di mercato e con i ribassi d'asta garantiti da una corretta e oculata amministrazione. In più stiamo stimolando, anche cercando di capire se le norme presenti nel decreto legge sono sufficienti, le nostre industrie a riconvertire la produzione. L'assessore Febbo, tra le varie cose, gli ho chiesto di seguire, perché poi sono diversi i soggetti che si propongono per diversi canali, quindi ho chiesto all'assessore che ha la delega alle attività produttive di riassumere poi tutte queste sollecitazioni di tante piccole aziende, medie aziende, aziende di varia tipologia che danno disponibilità a mettersi a produrre mascherine. Ma qui a Pescara, qui in Abruzzo in particolare, noi abbiamo una filiera che è quella della Fater e a cascata di altre 6 aziende che si sono unite anche nel progetto CLIP, che vi ricordo è il progetto che porta a produrre in Abruzzo, primi al mondo, una filiera di riciclo di pannolini, pannoloni, traverse, assorbenti, quindi materiale impermeabile, igienizzante per l'igiene della persona e così via. Cioè noi abbiamo una potenzialità, l'abbiamo l'altro ieri ho scritto personalmente ad Arcuri,
mettendo a disposizione questa capacità industriale e produttiva. Le aziende stanno valutando in che tempi, purtroppo non brevissimi, perché si tratta proprio di creare i macchinari e riconvertire un'industria, però naturalmente questa industria nel rapporto con il commissario Arcuri deve anche capire quali sono davvero gli incentivi, le agevolazioni economiche, fiscali, insomma le condizioni per poter fare questo investimento. Ma la cosa importante di questo investimento, io spero ardentemente che ci siano le condizioni per farlo, e l'Abruzzo, se deve fare la sua parte e se è utile una, diciamo, un'iniziativa regionale in questo senso, lo farà fino in fondo, è che questa industria non è un'industria che dura poco o che fornisce poco. Se si mette in campo diventa una presenza stabile, capace di produrre materiali non solo per l'Abruzzo ma a livello nazionale, come già fa per pannolini, pannoloni, assorbenti e altri prodotti simili, e quindi una capacità, una filiera importante che servirà anche dopo. E io penso che questo flagello che ha colpito il mondo intero cambierà il mondo profondamente. Spero che cambi anche il modo dell'Italia di ragionare sugli interessi strategici e sulla sovranità nazionale in settori di sicurezza e di approvvigionamenti strategici, perché l'idea che un paese possa essere messo in ginocchio perché non ha la capacità di produrre mascherine è un'idea sconvolgente ed è il frutto di una malintesa maniera di affrontare l'economia mondiale moderna, contemporanea, la globalizzazione, perché vabbè, tutto bello la globalizzazione, la circolazione di merci, di persone, di capitali, la libertà, tutto bellissimo, ma quando si crea un sistema per il quale alcune cose si producono solo in alcuni posti e se in quei posti succede un dramma o se il mondo intero va in affanno, noi non siamo in grado di rifornire dello stretto essenziale i nostri medici, le nostre case, i nostri cittadini, beh, allora questo tipo di globalizzazione, almeno questo è il mio giudizio politico e culturale, se la tenessero. Io penso che l'Italia debba riflettere seriamente sul fatto che alcune tipologie di industrie, comprese quelle che producono macchinari medici, debbano essere tutelate, preservate e sostenute alla faccia dei cosiddetti aiuti di Stato, che sono diventati una gabbia mortale in questa logica, per fare in modo che un paese possa avere quella minima autosufficienza, quella minima capacità industriale da poter mettere in campo quando accadono cose di questo livello e di questo tenore. Prima di passare la parola ai miei colleghi, aggiungo delle considerazioni. Zona rossa. Io ieri ho firmato l'ordinanza per i comuni, 5 comuni della Valfino in provincia di Teramo e per il comune di Erice. L'ho fatta su quei comuni perché su quei comuni le relazioni delle ASL segnalavano l'urgenza di provvedimenti e in particolare per l'ASL di Pescara, quel comune di Erice aveva un indice di contagi molto pronunciato, molto superiore alla media, anche molto superiore rispetto alla città di Penne, sulla quale abbiamo fatto delle riflessioni prima di decidere se includerla o escluderla, rispetto alla quale, dopo che ho firmato l'ordinanza, è arrivata anche la richiesta da parte dell'amministrazione comunale di considerare l'allargamento della zona. Naturalmente le decisioni prese sono rivedibili in seguito all'evoluzione dei dati e quindi quando le ASL ci dovessero segnalare, in questo caso ad esempio per Ortona non è accaduto, e non è soltanto un problema di numeri di incidenza, il problema è che le zone rosse è opportuno, io ho ritenuto giusto farlo, costituirle quando la modalità del contagio non è sotto controllo, non è tracciabile. Ad esempio nei casi di Ortona fino ad oggi la ASL ci testimonia, ci relaziona del fatto che i contagi noti
sono avvenuti sulla base di una determinata catena che si sta quindi seguendo e tenendo sotto controllo quella catena, e quindi oggi sia per rapporto rispetto alla popolazione residente che per la tipologia del contagio e del focolaio non era, diciamo, richiesta una ulteriore restrizione rispetto a quelle già in corso, che sono state oltretutto implementate dalle autonome iniziative che io condivido e supporto sia moralmente che politicamente, del sindaco della città di Ortona, che ha adottato ulteriori provvedimenti restrittivi sulla circolazione, su alcune attività anche all'aria aperta e così su alcuni luoghi di accesso pubblico, così come stanno facendo molti sindaci chiudendo parchi, piste ciclabili, dove riscontrano che la libertà di farsi una passeggiata viene malintesa dalle persone e diventa, come dire, occasione per farsi l'assembramento, il capannello, la chiacchiera al bar e così via, come se fossero al bar. I bar adesso sono chiusi, quindi almeno questa l'abbiamo, come dire, risolta. Io spero che il governo voglia voglia sostenere, non voglia contrastare questa nostra decisione. Lo dico senza nessun intento polemico. Io comprendo anche le ragioni per le quali il governo nazionale dice a tutte le regioni: non costituite altre zone rosse, ci servono evidenze scientifiche per farlo, tanto stiamo comunque bloccando tutta l'Italia è zona rossa, e se dovessimo fare zona rossa in ogni comune che ha un tot numero di ammalati rispetto alla popolazione, avremmo già 1000 comuni, forse 2000 da dover cinturare, e non basta l'esercito degli Stati Uniti d'America per cinturare tutti questi comuni. Per questo io ho anche atteso qualche giorno prima di assumere questa decisione. Quando sono arrivate le relazioni scientifiche che ci consigliavano questi provvedimenti, li ho adottati, e spero che il governo voglia considerare sufficientemente fondata la richiesta, l'ordinanza firmata dal sottoscritto, per non contrastarla, perché poi capite bene che se il governo dovesse dare disposizioni di un certo tipo ai prefetti, queste misure, gran parte delle misure ulteriori di restrizione che un presidente della regione può adottare con una ordinanza, poi vengono applicate e fatte applicare ed eseguite con il concorso delle forze dell'ordine, se non addirittura delle forze armate. E quindi, se poi il ministero non concede ai prefetti, diciamo, non dà ai prefetti indicazioni in tal senso, capite bene che un'ordinanza rischia di essere più un atto morale che non un fatto, diciamo, efficace. Al momento non abbiamo notizie contrarie, quindi l'ordinanza è in vigore, i sindaci sono impegnati sul territorio a farla rispettare, e io spero appunto che questo possa aiutare quella zona dove c'era un focolaio di incerta origine, di difficile individuazione, di difficile tracciabilità, a fare in modo che non si alimenti ulteriormente e non vada ad aggravare la situazione delle aree metropolitane, a cominciare da quella Montesilvano-Pescara, già particolarmente colpita soprattutto nel suo ospedale. Quindi su zona rossa ho detto, e dico perché, lo dico io perché non ci sono, non c'è il collega, quindi gli altri parleranno per le proprie competenze. Parlo per l'assessore Campitelli, che ha, anche qui abbiamo predisposto, questo è lo schema, diciamo, di funzionamento del trattamento dei rifiuti per le persone contagiate e sottoposte a sorveglianza domiciliare. Non tutti i positivi stanno in ospedale, quelli che stanno dentro le case e sono sicuramente positivi. È stata fatta ieri una videoconferenza che l'assessore ha fatto con l'AGIR e con le principali, con tutte le aziende che trattano i rifiuti, e la procedura per i rifiuti è che devono essere trattati separatamente come rifiuti speciali, vengono messi dentro dei contenitori, le aziende andranno a ritirarli dando indicazioni alle persone di come devono trattarli e conferirli,
e poi, prima di essere conferiti in discarica, verranno stoccati per un numero di giorni sufficiente a terminare la quarantena anche per gli oggetti e solo successivamente essere conferite in discarica. Discarica perché poi l'Abruzzo non ha altri elementi, non abbiamo inceneritori o strumenti, diciamo, diversi di trattamento finale del rifiuto, e quindi verranno trattati come vengono trattati gli altri rifiuti. Quindi io passo la parola all'assessore Verì, che potrà parlare insieme al professor Albani più in generale, più nel particolare sugli ospedali, sulle scelte Covid, sull'escalation dell'emergenza e sulle altre cose che stiamo adottando. L'assessorato, il Dipartimento della Salute in questi giorni ha lavorato, continua a lavorare e lavorerà costantemente e in maniera assidua in sinergia con il CREA, il Comitato Regionale dell'Emergenza Urgenza, con il professore Albani e tutta la sua equip, che è il nostro responsabile, il nostro presidente a livello regionale dell'emergenza. Oggi alle 13 ci sarà un ulteriore incontro col CREA. Il CREA si riunisce costantemente proprio per analizzare e valutare quelle problematiche che vengono poste quotidianamente e costantemente. Quindi un'analisi attenta, ma soprattutto un rimodulare la risposta che noi dobbiamo dare. Voi sapete che abbiamo lavorato in maniera ben precisa e definita, valutando i vari livelli di intervento a seconda dei numeri e a seconda della gravità. Primo livello è stato quello di pensare a valutare, a reperire quelli che erano i posti letto, quelli che erano i dispositivi. Il secondo livello era quello di incanalare le nostre risorse, le nostre potenzialità su tutto il territorio della Regione Abruzzo, come abbiamo già detto il Presidente, togliendo quei confini che ci sono tra un'azienda sanitaria e l'altra. Il terzo livello, rimodulando tutti i posti letto, sia della chirurgia e soprattutto della pneumologia. Il quarto livello è quello di individuare i Covid. Abbiamo individuato, o meglio, le aziende sanitarie locali hanno individuato ognuno per propria appartenenza un Covid. Covid significa poter trasferire i pazienti che purtroppo sono in aumento specialmente oggi, lo dirà bene poi il professor Albani, come era previsto, andiamo verso il picco più alto che possiamo avere da oggi e nei prossimi giorni. Abbiamo individuato questi Covid a seconda anche dei requisiti che bisogna avere, che abbiamo inviato al Ministero della Salute e che ci hanno validato. Adesso il nostro intervento è prevalentemente finalizzato a una verifica di quella che è la possibilità di avere questi dispositivi, ma soprattutto anche finalizzati a prendere in considerazione la possibilità di poter somministrare i tamponi al personale sanitario. E questo è un argomento che affronterà il CREA perché è molto richiesto. Il mio indirizzo è prevalentemente quello di poter somministrare questi test prevalentemente alle professioni sanitarie, ai medici che sono più a contatto con gli infettivi nell'ambito delle malattie infettive, e poi piano piano estenderlo a tutto il personale. Ci viene richiesto, è una linea che dobbiamo valutare anche in base al numero dei tamponi che avremo, che abbiamo a disposizione, ma grazie a questo ampliamento che c'è stato poi con la convenzione con l'Istituto Zooprofilattico possiamo fare un maggior numero di tamponi. Come ha riferito il Presidente, il messaggio che noi grande dobbiamo mandare è quello dell'isolamento sociale. Un isolamento sociale che nella nostra regione molti sindaci con ben comportamenti, ben indirizzi hanno attuato, ma che bisogna continuare a ripetere specialmente, diciamo, in tutte le direzioni e in tutti gli ambiti.
Altro argomento che abbiamo affrontato è quello del personale. Personale, in questo momento c'è un grido di allarme perché noi abbiamo ampliato attraverso i bandi aperti, attraverso la possibilità di poter attingere dalle graduatorie che ogni azienda aveva a disposizione tutto il personale, ma nonostante questo, nonostante i numeri anche cospicui di medici e di infermieri, oggi abbiamo questa grande carenza. Quindi usciremo con questa nostra richiesta al di là del confine della nostra regione, della nostra Italia, ma con diciamo un elemento in comune molto importante, che è la priorità, l'urgenza, perché dobbiamo poter avere al più presto queste risorse umane di cui c'è bisogno. Arriveremo al punto che il paziente ricoverato in un ospedale potrà essere tranquillamente spostato presso un altro ospedale di un'altra azienda, perché così come noi abbiamo accolto i pazienti di altre regioni, questo sarà messo a regime sia per quanto riguarda i pazienti ma anche per quanto riguarda il personale. E questo, ripeto, è un lavoro continuo e costante che noi nel nostro dipartimento, in tutta nel comitato, portiamo avanti. Abbiamo dovuto interrompere tutto ciò che è stata un'attività ambulatoriale programmata, sia l'ambulatoriale che sia la chirurgia. Questo ci ha permesso di reperire maggiore personale e quindi oggi possiamo avere non solo i dispositivi delle strutture accreditate, ma anche la possibilità di avere maggiori posti letto a disposizione per quelli che vengono definiti malati sani. Quindi in questo circuito noi inviamo i malati che non sono Covid, che possono essere seguiti dalle cliniche, che, come ha detto il Presidente, ringraziamo perché hanno messo questa loro disponibilità fattiva, concreta, e quindi entrerà questo circuito costante e presente. Altro, diciamo, situazione che viene richiesto in maniera particolare, e forse sono le domande che qualcuno di voi ci proporrà, è la relazione, o meglio la comunicazione, tra i dipartimenti sanità e i comuni, e i sindaci, la prefettura. Vi dico che qui noi abbiamo ricevuto regole ben rigide e definite da parte del Dipartimento della Prevenzione, dove dobbiamo rispettare la privacy, per cui non possiamo comunicare i nominativi, cosa che noi avevamo fatto fino a ieri, per cui adesso dobbiamo seguire questa linea in attesa di nuove linee, in quanto voi sapete che la tracciabilità, che viene definita da un gruppo di lavoro dentro le nostre aziende, è importante attraverso poi una relazione con i comuni avere maggiore conoscenza di quello che può essere il gruppo relazionale sociale del paziente positivo. Lo stesso problema si crea nei comuni, dove deve avvenire quella raccolta cosiddetta porta a porta differenziata, dove non deve venire fuori il nome. Quindi ci troviamo ad affrontare delle difficoltà anche oggettive da un punto di vista che senz'altro adesso col Dipartimento della Protezione Civile andremo ad affrontare e risolvere. Colgo questa occasione per ringraziare, l'ho sempre detto, lo continuo a dire, tutti i medici e i professori sanitari che stanno lavorando con i doppi turni. Sono vicino ai nostri malati con un'assistenza continua e costante, e questo è un valore per il nostro sistema sanitario. Devo dire che l'Abruzzo ha risposto, io dico fino ad oggi, perché rispondo sempre, siamo in un equilibrio dinamico, ha risposto in maniera fattiva, in maniera concreta. Siamo riusciti a gestire proprio nei vari livelli tutti i nostri pazienti. Adesso noi abbiamo garantito un livello alto, vedremo che succederà se dovessimo superare quel numero che noi avevamo previsto, e in questo lascio la parola al professor Arbani, che meglio di me potrà spiegarvi in termini numerici i vari livelli di assistenza. Grazie.
Buongiorno a tutti. Anch'io faccio un doveroso ringraziamento a tutto il personale sanitario che H24, 7 giorni a settimana, dà il suo contributo veramente giorno e notte in maniera pesantissima a questa emergenza nazionale, così come tutti gli altri enti che danno un contributo per il loro sforzo che stanno facendo in questa emergenza. Faccio mio anche l'appello che ha fatto il Presidente a rimanere a casa e non uscire se non in caso di strettissima necessità. È l'unico modo che abbiamo di interrompere la catena di trasmissione del virus. Questo è l'elemento principale per interrompere la diffusione del virus. Quindi mi appello a voi mass media perché trasmettiate questo messaggio nella maniera più chiara possibile. Bisogna rimanere a casa. La situazione in Abruzzo in questo momento è in evoluzione rapida, così come è avvenuto nel resto del paese, quindi dal nord si è spostata al centro nelle Marche e adesso sta scendendo anche da noi. In questo momento abbiamo un numero di positivi ospedalizzati che assume a 347 e purtroppo la maglia nera di questa graduatoria ce l'ha Pescara, che ha oggi 170 ricoverati all'interno dell'ospedale di Pescara Covid positivi e 24 ricoverati nell'ospedale di Penne, che è stato individuato all'ASL di Pescara come Covid Hospital. Di questi, 20 pazienti sono intubati, cioè necessitano di un supporto respiratorio importante a Pescara, e 4 sono intubati nell'ospedale di Penne. Quindi circa il 60%, più del 60%, il 64% dei pazienti ricoverati pesa sull'ASD di Pescara. Questo è un trend che ci aspettavamo perché dei calcoli matematici, dei modelli matematici che qui mostro, questa era la curva di previsione, questa è la curva realizzata e vedete che le due curve si stanno avvicinando e stanno raggiungendo una mediana che è questa, che calcola esattamente i dati previsti. Come vedete, questi sono i giorni, come vedete l'impennata ogni giorno salgono il numero di pazienti che si prevede che saranno ospedalizzati. Questa curva per il momento ha purtroppo confermato i nostri dati previsionali. La situazione quindi è molto, molto pesante. Non ci aspettiamo per il momento un calo, ma anzi un aumento dei casi di positività. Abbiamo aumentato il numero di tamponi che possiamo effettuare giornalmente con la convenzione con l'Istituto Zooprofilattico di Teramo e quindi questo aumento ci consentirà nei prossimi giorni, come diceva l'assessore Veria, anche di poter sottoporre a tampone tutto il personale sanitario, partendo prima da quelli più a rischio, malattie infettive, pronto soccorso, i rianimatori, per poi allargare la base. Per quanto riguarda i presidi, questa è un'altra cosa che voglio sottolineare, perché come sempre poi ci sono molte notizie che circolano, ma sono notizie che non hanno alcuna attendibilità perché noi abbiamo provveduto fin dall'inizio a distribuire i presidi in maniera omogenea per tutte le aste. Quando intendo omogenea intendo non ripartizione uguale, ma la ripartizione andava fatta in base alle scorte, alle giacenze, in base al numero dei ricoverati, in base al numero di stabilimenti ospedalieri e in base al numero di letti attivati. Finora sono state distribuite, per esempio, soltanto per quanto riguarda le mascherine chirurgiche, 30.000 mascherine chirurgiche, oggi ne sono arrivate altre 20.000, quindi ne distribuiremo altre 20.000, è già in corso la distribuzione, per arrivare quindi a un totale di 50.000 mascherine. Così come le tute, così come i guanti, così come gli occhiali protettivi, sono stati distribuiti a tutte le ASD secondo quello schema che vi ho precedentemente descritto. L'unica mascherina che manca, che purtroppo non si reperisce a livello nazionale e internazionale, abbiamo scorte molto molto limitate, ma quindi non perché non siamo stati in grado di distribuirle, ma soltanto perché non si trovano, ripeto, a livello nazionale e internazionale, sono le FPP3, che sono mascherine diciamo più che
garantiscono una maggiore sicurezza, ma che sono, il cui utilizzo è limitato esclusivamente ai rianimatori che fanno manovre invasive sui pazienti. Quindi queste piccolissime scorte noi le abbiamo utilizzate, le stiamo dando soltanto a questo personale che è esposto maggiormente rispetto agli altri. Quindi la situazione ci ha costretto a, come diceva l'assessore, a far sì che tutti gli ospedali venissero rimodulati. Noi abbiamo fatto sì che i pazienti sani, non simono, ma insomma i pazienti che non siano Covid positivi sono stati trasferiti nelle case di cure private che hanno dato la massima disponibilità. Anch'io mi associo al ringraziamento di coloro che mi hanno preceduto. E quindi stiamo liberando posti letto nei vari ospedali per accettare Covid positivi. Abbiamo aumentato il numero di posti di rianimazione sporca, intendo per rianimazione sporca quelle rianimazioni dedicate a Covid positivi, e lasciando ancora oggi, e di questo è un dato importante, le rianimazioni pulite sono attualmente, tutti i posti sono rimasti uguali. Forse nei prossimi giorni qualche rianimazione dovremo sporcarla, ma per il momento ancora abbiamo rianimazioni pulite tutte attive, e abbiamo aumentato invece in maniera significativa il numero di posti letto delle rianimazioni sporche. Questo è stato possibile grazie ad una previsione che avevamo fatto, quindi un certo numero di ventilatori su cui ci eravamo approvvigionati. La possibilità di aumentare queste rianimazioni sporche dipende esclusivamente dalla capacità di individuare e soprattutto reperire ventilatori. Siamo sul mercato, quindi non soltanto ci appoggiamo alla Protezione Civile, che ringrazio, che anche oggi ci ha fornito due ventilatori che stanno arrivando, ma ci stiamo muovendo anche sul mercato autonomamente, e vi posso anticipare che lunedì arriveranno 5 ventilatori a Pescara e dei ventilatori all'Aquila, che lunedì prossimo attiverà altri 8 posti letto Covid positivi di terapia intensiva, oltre gli 8 che già individuato presso i G8. Quindi lo sforzo è stato massimo. Non vi nascondo la mia preoccupazione, perché se, come sembra purtroppo, questa curva continuerà a aumentare, ci sarà un momento in cui non saremo in grado di poter garantire completamente l'assistenza a tutti i pazienti. Ecco perché ripeto fino alla noia l'invito a rimanere a casa, di non uscire, perché uno che esce rischia di infettare altri e quindi di dar vita ad un circolo vizioso di cui veramente poi è difficilissimo uscire. E in questo caso speriamo il più tardi possibile che questo non succeda mai, dovremo attivare anche noi la CROSS, come diceva l'assessore Verì, per eventualmente trasferire i nostri pazienti in altre regioni che hanno un minor numero di pazienti ricoverati. Rispetto alla zona rossa, rispetto alle polemiche sollevate in tutti i leggi pure oggi sulla stampa, lei diceva che lei considera, si aspetta che non ci siano in realtà polemiche dal governo, insomma, e quindi considera la ordinanza perfettamente in vigore per tutti i comuni contemplati. Sì, certo, l'ordinanza è stata emessa ed è in vigore. Chiaramente, se dovessimo scoprire che nelle prossime ore, nei prossimi giorni, il governo, rispetto magari a dei quesiti che i prefetti, come è giusto che sia perché è il loro mestiere, i prefetti si relazionano con il governo, ricevono l'ordinanza, la analizzano e poi se gli viene richiesta, magari dai sindaci, dal presidente della provincia, dalla ASL stessa, la collaborazione per farla applicare e per rendere cogenti le misure previste, i prefetti poi si consultano con il Ministero. Dovessero ricevere dal Ministero notizie di non collaborazione o di considerare inefficace, o addirittura dovessimo ricevere, può tecnicamente accadere, l'impugnativa da parte del Governo rispetto all'ordinanza, è chiaro che questo ne minerebbe l'efficacia. Fino a che questo non accade, cioè fino a quando il Governo nell'impugna né dà magari ai prefetti notizia di non collaborare, naturalmente l'ordinanza è efficace, è in vigore e va avanti. Io spero che non solo che non ci siano atti, non li voglio definire ostili, però insomma contrari da parte del governo, ma che ci possa essere anche, anzi, una piena adesione, un riconoscimento
necessità e della correttezza di questo atto e quindi una collaborazione piena da parte delle autorità del territorio. Mi è arrivata una giusta sollecitazione tra chi sta seguendoci anche in diretta Facebook, che ci sono casi di persone che vengono dimesse dall'ospedale, restituite alla loro vita, entrano dentro i condomini e oggi era già successo con lo speleologo che ha dovuto raccontare di questa brutta esperienza, addirittura insultato perché era malato e ritenuto untore. E altrettanto avviene con le persone guarite, cioè se le persone sono guarite, state tranquille. Quindi chi rientra nelle proprie case dopo aver avuto la brutta esperienza di essere ricoverato in ospedale o dopo aver finito la quarantena dentro casa viene dichiarato guarito, è guarito, quindi non deve essere trattato come un appestato, come un untore, e i cittadini del condominio, del vicinato non devono avere paura di queste persone. Ci mancherebbe altro che adesso, diciamo, dopo questa brutta esperienza ci si debba portare anche addosso il marchio dell'infamia per aver avuto il torto di ammalarsi o di portare questa cosa con sé. Aggiungo, visto l'assessore Febbo ha dovuto partecipare a una videoconferenza con Invitalia, mi stanno arrivando notizie, in questo momento però non posso rispondere al telefono, anche sulla vicenda che dicevo prima Fader, quindi potremmo avere aggiornamenti nel corso della giornata. Solo per dire che ieri abbiamo firmato, su proposta dell'assessore e del direttore del Dipartimento, un'ordinanza che riguarda gli interventi a favore dei soggetti beneficiari di misure di Abruzzo Sviluppo, di FIRA, cioè le imprese che hanno ricevuto mutui, sovvenzioni, crediti, per i quali abbiamo adottato delle misure immediate per procrastinare la restituzione e la scadenza di questi debiti. Stiamo pubblicando dei bandi rivolti ai soggetti, rivolti alle imprese con i quali cerchiamo di sostenere l'economia e in più in generale nel progetto di legge, ringrazio il Presidente del Consiglio Sospiri che ha raccolto dai gruppi consigliari oltre che dagli assessori una serie di sollecitazioni per predisporre un progetto di legge che io nella giornata dell'altro ieri ho confrontato anche con i capigruppo della minoranza, con i quali l'interlocuzione è comunque costante. Attendiamo anche da loro delle proposte, delle integrazioni. Il nostro obiettivo è quanto prima poter convocare il Consiglio regionale e approvare questa proposta di legge per mettere in campo le immediate misure che si possono mettere in campo. E la Regione Abruzzo, come la generalità delle altre regioni, sta chiedendo in generale di poter riutilizzare, riprogrammare i fondi non ancora impegnati, sia dei fondi nazionali, quindi Fondo Sviluppo e Coesione, sia dei fondi europei, per poter mettere in campo misure più appropriate e più mirate rispetto all'emergenza attuale. Darei la parola anche agli assessori Fioretti e poi al sottosegretario D'Annunti, spero anche del loro breve intervento sulle iniziative che stanno assumendo. Può essere un aspetto secondario sicuramente in questo momento il discorso del lavoro, come anche magari altri aspetti come quella dell'istruzione, però a titolo informativo per la gente che è a casa e che magari nel trascorrere tanto tempo senza fare niente si pone sicuramente delle domande rispetto alla possibilità di avere quel reddito che aveva prima di questa crisi e anche magari alcune situazioni legate all'istruzione dei propri figli. Quindi possiamo dire che per quanto riguarda l'anno scolastico, come visto anche dal decreto, questo è salvaguardato anche in deroga sotto i 200 giorni obbligatori, insomma, di lezione, e quindi speriamo di poter vedere i nostri ragazzi ritornare a scuola prima della fine dell'anno scolastico. Sicuramente ecco, la situazione prioritaria è quella sociosanitaria, in particolare quella delle fasce deboli, quindi in logica sociale molta attenzione a tutte quelle persone che in una posizione di fragilità sono più vulnerabili, quindi gli anziani e le persone malate. Per quanto riguarda invece il mondo del lavoro, il Dipartimento Lavoro sta lavorando al pieno. Vengo proprio prima di venire qui in conferenza stampa, stavo con il direttore e con i dirigenti che stavano approfondendo il decreto rispetto al
all'accordo quadro che dovremmo fare per la cassa integrazione in deroga, che è prevista per qualsiasi settore, quindi andremo a coprire e a garantire la retribuzione a tutte quelle persone che nel giorno del 23 di febbraio, anche se assunte il giorno prima, avevano un contratto di lavoro, anche in quei settori che non erano ricompresi in logica ordinaria negli ammortizzatori sociali, quindi anche il mondo dell'agricoltura, della pesca, il terzo settore e anche enti religiosi e altri settori del terziario, insomma. Quindi tutti avranno garantito questa situazione. Per il momento quello che ci fa, perlomeno a noi, soprattutto dall'Abruzzo, un attimino preoccupare è il fatto che tutte quelle persone che non erano coperte da contratto il 23 di febbraio, non avevano ancora in essere ammortizzatori sociali da poter prorogare come da decreto, essendo noi una regione che vive molto di lavoro stagionale, tutte quelle persone che sarebbero tornate ad aprile, magari alla stagione estiva, in apertura della stagione turistica, dovremmo trovare delle situazioni che vadano a coprire quel mondo che sicuramente, insomma, portava reddito. Mi dice il Presidente che per quanto riguarda la comunicazione dei dati dei malati è stata diffusa adesso una nota di Borrelli che riapre la comunicazione ai sindaci rispetto alle persone. Le ASL devono dare ai sindaci i dati delle persone malate per poter attivare tutte le azioni del caso. Comunque, per quanto riguarda l'attività specifica, il Dipartimento sta predisponendo questo documento che sottoporremo in ambito di CICAS, cioè del Comitato di Intervento Straordinario per le Crisi Aziendali, a tutte le categorie e a tutti i rappresentanti sindacali, coinvolgendo anche le strutture professionali che dovranno poi dopo essere a supporto per poter presentare queste domande. Queste domande hanno una copertura attualmente economica adeguata, ma solo per 9 settimane, quindi la previsione iniziale è quella di 9 settimane. Non c'è da fare una corsa alle domande, anche se verranno trattate in ordine di presentazione, però tutti riusciranno sicuramente a ottenere questa copertura e lavoreremo eventualmente anche a coprire quelle situazioni che al momento, come ho detto, riteniamo non correttamente trattate. Siamo in contatto continuo con il Ministero per tutte le situazioni che eventualmente dovrebbero venire fuori rispetto a una possibile proroga di questi riconoscimenti. Anche domani con il Ministro Catalfo una videoconferenza. Buongiorno, velocemente, per quanto riguarda i trasporti ci siamo trovati di fronte diversi dei problemi. Il primo è quello di garantire comunque ai cittadini servizio, soprattutto a quei lavoratori che devono recarsi nelle aziende che sono rimaste aperte, quali il settore dell'industria, le banche, i servizi pubblici, eccetera. Il secondo è stato quello della tutela della salute pubblica, soprattutto all'interno di mezzi di trasporto che prevedono la convivenza tra persone in spazi ristretti. Il terzo è stato quello della tutela dei lavoratori che lavorano all'interno di questo settore, quello dei trasporti, e il quarto, non meno importante, è quello del sostegno alle attività economiche. Basta pensare che oltre a Tua noi abbiamo 35 aziende concessionarie di servizi, oltre a Trenitalia, e altre aziende che anche se operano in settore di mercato, comunque hanno dei lavoratori a loro carico, quindi lavoratori che necessitano di essere tutelati. Per quanto riguarda queste cose, il Presidente è intervenuto con due ordinanze, la 6 e la 8, dove innanzitutto ha ridotto fino al 50% le corse che non servivano, quindi le corse che potevano essere soppresse, aumentando addirittura l'80% quello dei trasporti ferroviari, un po' come si sta facendo in tutta Italia, sempre garantendo però i servizi minimi essenziali per coloro che devono spostarsi per motivi di lavoro.
quindi si stanno garantendo le corse verso i grossi agglomerati industriali, autorizzando per di più le aziende ad effettuare delle corse bis qualora si verificassero dei problemi di affollamento sulle corse rimaste. Quindi è stata privilegiata la salute dei lavoratori e la salute di coloro che usufruiscono di questi servizi. Inoltre tutte le aziende debbono eseguire lavori di sanificazione previste dalle vigenti normative. E infine, per ultimo ma non meno importante, l'ordinanza numero 8, che prevede l'anticipazione dei contributi dovuti al sistema di trasporto pubblico locale, sia per quanto riguarda la società TUA, la società in house, sia per quanto riguarda tutti gli altri operatori, i concessionari, affinché possano usufruire di liquidità, liquidità che in questo momento deve servire per garantire il pagamento degli stipendi ai lavoratori. Quindi quattro interventi fatti per far sì che questo problema ricada in modo diciamo sempre con minor impatto sulle spalle dei lavoratori e su coloro che usufruiscono di questi servizi. Allora, i decessi sono 7, anche se sono, credo, tutti decessi con coronavirus. Oggi è morta una signora di 95 anni. Cioè, sono persone che avevano patologie pregresse, che hanno poi contratto anche il coronavirus. Sicuramente il coronavirus sarà stata una concausa, ma non l'unica, diciamo, che ha portato al decesso. Come è avvenuto, diciamo, nella casistica nazionale, i primi ad essere colpiti sono i più deboli, sono quelli già esposti a altre morbilità. Decessi noi, spieghiamo tutto dal dipartimento. Dopodiché, esatto, a breve il dipartimento farà l'ennesima quotidiana, a volte anche due volte al giorno, aggiornamento dei dati quando arrivano i tamponi, e quindi lì troverete tutti i dati riguardo agli ospedalizzati, ai positivi, ai decessi e a dove sono distribuiti. E dove c'è la sorveglianza sanitaria domiciliare? L'ultima domanda è stata confermata l'ufficialità della zona rossa tra Felice e poi i quattro comuni della Val Figi, i cinque comuni della Val Figi. Il motivo è perché voi avete individuato, comunque prevedete una zona di focolaio, un piccolo focolaio in quella parte del comune. Sì, perché le ASL hanno segnalato la particolare, diciamo, pericolo di quel focolaio, non avendo avuto la capacità di individuare l'origine di questi contatti e la catena con cui si stanno trasmettendo. Per questo, se in quella zona riusciamo a contenere in maniera ulteriore rispetto alla norma già imposta agli altri gli spostamenti, è particolarmente utile e consigliato adottare questo provvedimento.